Andrea Frascati di Pipo, anche da lì. Sì, no, io volevo soltanto dire, a parte il fatto che ho la fortuna di, oltre a essere il presidente dell'Associazione Italiana Direttore del Personale, lavoro per un'azienda della Basilicata di Potenza che comunque sta facendo questa esperienza di alternanza scuola-lavoro con l'IPIS di Picerno. E devo dire che l'esperienza non è affatto un'esperienza, diciamo, di quelle che diciamo ha raccontato, per fortuna, perché insomma pensavo che anche altri cercavano di fare un po' come noi, no? Io penso che alla fine ritengo che il legislatore ci sta provando a assomigliare un po' alla Germania. Però se in Italia noi dovessimo dire per caso facciamo soltanto 30 categorie professionali, sarebbe la fine. Se un legislatore oggi se ne esce con una idea di questo tipo, verrebbe in crocifisso. Rispondo dopo a questo. Allora, il problema ritengo che sia purtroppo, prima ancora che cultura del lavoro, cultura, il problema è di cultura personale, cioè ma di etica personale. E purtroppo io mi trovo sempre a dire le stesse cose, è un po' di etica personale, siamo fatti male, ahimè, in questo paese, eravamo fatti bene, chi è che ha citato gli anni 60, no? Come modello, diciamo, di, perché eravamo affamati, avevamo voglia di fare bene, abbiamo fatto tante cose in maniera egregia, poi ci siamo persi per strada seguendo delle logiche non ben comprese. Quindi significa che io ripenso che al di là di qualche incidente di percorso, perché secondo me condivido appieno il discorso che ha fatto Sodano prima, no? Ecco, il mondo dell'azienda, delle imprese è un mondo complesso, non è un mondo semplice. E sposare, e purtroppo l'alternanza è stata introdotta per decreto, quindi non è figlia anche di una concertazione in cui le aziende non sono state chiamate, sì, adesso attraverso gli istituti camerali, Confindustria, eccetera, adesso si firmano i protocolli, no? Ma in genere queste cose dovrebbero essere, è stato anche fatto prima, probabilmente non è stato fatto, non è stato declinato in maniera puntuale il come, no? Tant'è che poi, ecco, laddove c'è una regia illuminata, poi queste cose declinano vengono declinate bene e di conseguenza trovano anche applicazione, perché ci sono anche esperienze virtuose in questo ambito. Purtroppo, voglio dire, e io sono un testimone di un'esperienza virtuosa, poi speriamo che il professore abbia la stessa, diciamo, sensazione. Per cui, e chiudo, ritengo che io non vorrei mai, cerco sempre di non buttare il bambino nell'acqua sporca, cioè ritengo che c'è tanto di buono, ovviamente è un percorso che abbiamo appena iniziato in maniera, diciamo, cioè normata, quindi ritengo che è un percorso iniziato, queste esperienze ci aiutano a capire che si può fare meglio, però sono sicuro che anche in Germania abbiano fatto un discorso molto, cioè anche con la Volkswagen, senza, non con, immagino, con Volkswagen, con le aziende che lei ha citato prima, immagino che lo Stato ha fatto degli accordi puntuali, però che abbiano disciplinato. Però io credo che vada puntualizzata una cosa, il percorso di apprendistato è una cosa, il percorso di alternanza è tutt'altra cosa. Sì, sto parlando di alternanza. No, perché questa cosa che diceva il collega, vabbè, il modello industriale germanico, tedesco, insomma, le grandi aziende che specializzo, lo faccio, cioè, ma si presta per un percorso di apprendistato. Sì, sì, no, ecco, diciamo, al di là adesso della specificità, però dico, è chiaro che, ripeto, probabilmente tutto va contestualizzato, ma il mio riferimento è per dire, cioè, secondo me abbiamo delle esperienze positive, delle esperienze meno positive, perché siamo in cammino lungo un percorso. Molto passa dallo stile dal tipo di impresa e da in che termini questa impresa è nelle condizioni di creare appunto una situazione favorevole ad accogliere questi ragazzi. In alcuni casi funziona meglio, in altri casi funziona peggio. Non mi sento di condannare in assoluto, diciamo, lo strumento, che ritengo comunque utile per cominciare a prospettare, diciamo, a creare quella cultura d'impresa che ovviamente manca in tante nostre famiglie.
Grazie. Però posso aggiungere due elementi, perché le sollecitazioni anche legate alla Germania. Recentemente ho avuto modo di parlare con Maurizio Landini, siamo stati invitati a un convegno e si discuteva dell'industria 4.0, della scelta della Germania, in questo caso come in tanti altri, di fare sistema. Cioè, quando la Merkel, da cancelliere, invita tutti quelli che definiremmo gli stakeholder a discutere l'industria 4.0, chiama tutti, e addirittura i sindacati tedeschi chiamano gli omologhi italiani. E Landini mi dice: io partecipo a questo incontro che mi sembrava surreale, c'era anche l'ultimo dei partitini chiamato a discutere l'industria 4.0, immagino insomma una situazione tipo questa, nella quale la Merkel ha spiegato per filo e per segno quali erano gli obiettivi, cosa intendeva fare il governo, quindi in modo chiarissimo. Lui mi ha detto: io non potevo che dire sì, dice, non mi interessava nemmeno chi il colore politico del cancelliere, perché era assolutamente un'azione di sistema fortissimo. Invitati i sindacati, il mondo industriale, tutti i partiti, anche il più piccolo, e poi ha chiesto delle obiezioni o eventuali modifiche per intervenire. Non si è alzato nessuno, cioè tutti quanti a applaudire dal primo all'ultimo. È possibile una cosa del genere in Italia? C'è alla base un'onestà intellettuale che nelle rivoluzioni culturali sono l'ingrediente che fa poi il cambiamento significativo. Qui stiamo parlando di una regione che ha degli insediamenti fondamentali in Val d'Agri, come ce ne sono a Ravenna, nel polo dell'ENI, dove lavorano nel polo generale oltre 30.000 persone. Un anno e mezzo fa questo paese ha fatto un referendum per chiudere questi insediamenti. Cioè, questo è il nostro paese. Allora, se vige sempre la logica conflittuale del no, oggi è la Val d'Agri, domani è un altro insediamento industriale, perché la Francia fa la TAV e noi non riusciamo a farla? La Francia ha finito la TAV molti anni fa. Il TAP in Puglia. Però la Francia è un paese che ha fatto della trasparenza e della semplificazione, addirittura la Francia ha i responsabili di cantiere, della comunicazione in cantiere, che mettono a disposizione dei soggetti tutte le informazioni che cercano. In Italia buone pratiche del genere ci sono, per esempio il modello ERA funziona benissimo a Imola e Ferrara, e non solo, per coinvolgere i cittadini nella valutazione di quello che accade in cantiere. Infatti, voi avete mai sentito una protesta di una città nei confronti dei termovalorizzatori di ERA? Mai. Quante volte sentite parlare dei modelli positivi di ERA e delle amministrazioni per le quali lavora sui media? Mai. E questo è il nostro paese. Cioè, se io ho visto i dati dell'analisi della TAV, persone intervistate, la maggior parte di quelli che va lì non è della Valsusa e non gliene fregava niente, scusate il tema, del progetto. Ragioni culturali. Ma quello è, guardate, questi ragazzi che hanno protestato, gli studenti che hanno devastato vetrine, ma voi pensate che sono studenti in alternanza quelli? Allora, la stampa dovrebbe fare un altro tipo di valutazione. È chiaro che la stampa dà spazio a certe iniziative, e nella vulgata complessiva l'alternanza uguale fotocopie, e tutta l'attività che lei ha svolto in modo meritorio non è servita a nulla, perché non ha prodotto nulla dal punto di vista culturale, purtroppo, se non in quest'area del paese. E secondo me il vero snodo, come dicevi anche tu, è culturale. Cioè, se non accendiamo quella scintilla, diventano questa cosa della Lombardia, se non diventa un sedimento è un patrimonio comune, serve alla Lombardia certamente, ma rinnova poi le esigenze della Lombardia di staccarsi dal resto dell'Italia. Quindi paradossalmente è negativa.